forse era meglio prima. Comunque, vabbè, diciamo sì. E poi diciamo che lo stornello a cosa serviva? Lo stornello era anche come i nostri messaggi oggi di WhatsApp, no? Di Facebook. E prima si cantava, si faceva le serenate, si parlava male di Bellarti, quando c'era anche battibecchi, no? Fra donne, per esempio, no? Civetta, puppe, mosce, lecca, piatti, perché te dai la vai ai giovanotti? Perché te dai la vai ai giovanotti? Se guardi il memorino, bimba, ne tocchi, e gira la rota del calesse, sei brutta e cavinosa, c'ha le gambe fatte a esse. E le stadere mettevano lì con, ecco, col cardano lì, poi ci mettevano la frutta sopra, in tre secondi facevano peso e prezzo, a favore suo, no? Quando l'hanno messo le bilance elettroniche sono andate un po' in crisi. Sicché, sai, prima bilance elettroniche, mi dai per piacere quella banana? Aspetta, ti faccio il conto. 30 euro. Sai dove te le devi mettere te la tua banana? Non posso, c'ho già un comero da 150 euro. E li sono andati un po' in crisi questi bottegai, insomma, no? E diciamo sì che comunque a Livorno io dico che si nasce già spiritosi, siamo già allegri e ridioli quando si nasce. State a sentire cos'è successo, anzi diciamo sì, Livorno è una città allegra, no? Mentre venivo via, sai, c'era a casa mia, dalla mia vicina l'ha bussato uno che gli mancavano occhio, sai, toc toc, signora guardi, faccia la carità, ho perso un occhio, giovane, ho spazzato, ora non ho trovato nulla, va cercata un'altra parte, vai dal dottore, sai, dottore, guardi qui come mi trema le mani. Ti trema le mani perché bevi troppo vino, ce lo so, ma ne butta anche tanto di fuori però. E poi anche nei rapporti, anche bimbi sono specialisti. Babbo, ma a te ti piace il pollo arrosto? Cioè sì, e meno male perché per sbaglio ho incendiato il pollaio. E diciamo anche nei rapporti matrimoniali, si scherza anche lì. C'è un amico di Costante, c'ha la moglie che c'ha l'amante, e Costante proprio non sa come dirgli la verità. Una volta proprio mentre è nato il tradimento, Costante si decide e avvisa l'amico. C'è Armando, ma a te ti piacerebbe far l'amore in tre? C'è il sogno della mia vita. E allora vai di orsa a casa, forse sei sempre a tempo, vai! Fra amici molto spesso si discute di donne e di sesso, ma parlare di questi argomenti bisogna stare molto attenti. C'è Armando, se vado a letto la tua moglie si diventa parenti, se no no si va a pari! Due amici molto legati, con gli ormoni in gran fermento, da una escort sono andati per far qualcosa a pagamento. Che va il primo, poi torna, dice, che delusione te, ti giuro è più brava la mia moglie, guarda. Va quell'altro, torna, dice, boh, che delusione, hai proprio ragione, la tua moglie è parecchio più brava. Il marito di Fiorella volle fare una scappatella, così andò tutto contento in una casa d'appuntamento. Cioè, guardi, questi si paga 50 euro, poi va nel corridoio, no? E luce rossa sopra la porta, la signora è occupata, luce verde invece è libera. Questa qui va nel corridoio, luce rossa, 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 verde! Apre la porta, guarda dentro, la richiude subito e va via. Cosa ha fatto? Ha pagato, va via ora. Ci ho guardato, ho visto nel letto e c'è la mia moglie. Se mi ha riconosciuto sono un uomo rovinato.